Ognuna delle sedi di gara degli European Master Games ha una sua precisa motivazione. Qui a Giaveno, ad esempio, le gare saranno quelle del judo e del karate e delle danze sportive in questo bellissimo palazzetto dello sport realizzato una ventina di anni or sono. Abbiamo detto che ci sarà il karate e il judo e ci saranno le danze sportive. Allora vedremo le danze latinoamericane, le danze caraibiche e la marinera peruviana. La danza sportiva sarà presente in questa importante manifestazione attraverso la presenza dei propri atleti, in particolar modo per le danze latinoamericane, per le danze standard, per le danze caraibiche, per il boogie boogie e per il liscio tradizionale. E in più quest'anno avremo, su proposta e richiesta del comitato organizzatore, una danza ospite. Con molto piacere ospiteremo la marinera, che è una danza che racconta il mondo folcloristico del Perù, è una danza che è patrimonio peruviano, è una danza che racconta una grande cultura, un incontro tra culture, uno scambio importantissimo che avverrà quest'anno a Torino. Sicuramente saranno due giornate all'insegna dello sport, del divertimento per queste discipline che sono variegate. Per esempio esistono delle discipline di natura estrazione latinoamericana, come possono essere le latine, le caraibiche, la marinera, estrazione invece europeista, come può essere le danze standard, come può essere liscio tradizionale, il boogie, che è un po' il boogie un po' dappertutto, insomma, sì. Latinoamericano che tradizionalista. Karate è una delle discipline dei Master Games che vedremo impegnati qui a Giaveno e sostanzialmente vedremo la parte agonistica del karate che si esprime in due forme, quella che è il kata e quello che è il kumite. Il kata è una forma codificata di combattimento immaginario che viene prodotta da un singolo atleta che si misura poi con altri atleti e viene valutato in base a dei parametri che sono codificati. Per quanto riguarda invece il kumite, si tratta del vero e proprio combattimento. I due atleti si contendono la vittoria sempre attraverso delle regole. Nel kumite il combattimento dura 2 minuti, il kata è un kata che può durare normalmente da 1 minuto e mezzo fino a 2 minuti. Il master adesso non è più visto solo come un momento di aggregazione sociale e di turismo, ma è veramente una valenza tecnica. Addirittura ragazzi, sia nel karate che nel judo, che si allenano addirittura 2 volte al giorno, addirittura master che prima di andare in ufficio si cambiano, fanno 2 ore di allenamento e ritornano, perché proprio ormai c'è questo grosso ritorno della valenza al master, e questo indubbiamente è importante. Quindi sicuramente il master è un momento fondamentale, ma è un momento è anche un momento di crescita e soprattutto è di nuovo una rivalsa, di rimettersi di nuovo in discussione per andare a competere con gli altri e con se stessi.